Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e ben ritrovati sul mio canale. Questa volta ragazzi siamo su un nuovo gioco, so che molti di voi già lo riconoscono, si tratta di Shadow of Mordor. Non potevo ragazzi io non trattare questo gioco, è fantastico, è bellissimo. Poi io che sono appassionato del Signore degli Anelli e comunque del fantasy in generale, non potevo mancare. Allora, ho intenzione di trattare questo gioco ragazzi nonostante il copyright, per quindi voglio far vedere tutti i video e non sarò io quindi a monetizzare questi gameplay, ma questi let's play, ma in realtà sarà direttamente la Warner Bros. Però ragazzi a me, ripeto, non interessa, mi interessa che questo gioco è divertente, mi interessa che vi piaccia, per cui ve lo dico subito, questo gioco, questo let's play proseguirà solo ed esclusivamente se raggiungeremo minimo i 120 pollicini in su, ok, 120, un obiettivo modesto, tutto sommato, perché comunque a me il gioco sta piacendo tanto. Vedete, nel mio slot di salvataggio sono arrivato a fare 3 ore, ecco, non tantissimo, però ragazzi è un gioco bellissimo, non posso non farvelo vedere, non possiamo non giocarlo insieme perché è davvero bello. Per cui spero davvero, anzi, che arriveremo ha un discreto numero di visualizzazioni, ma di pollicini in su soprattutto, di modo tale che così mi fate capire che è di vostro gradimento. Andiamo con la modalità storia e vediamo subito com'è la trama, che secondo me è anche un pochino semplice, comunque. Ma a parte la trama, il gioco è bello. Terra di Mordor, dove si estendono le ombre. L'atmosfera c'è tutta. Alle pendici del Monte Fato, che Sauron, l'oscuro signore, venne sconfitto dall'ultima alleanza fra uomini ed elfi. Quando il Monte Fato era ancora un monte, non un vulcano. I regni di Gondor vigilarono contro una minaccia senza nome, che non poteva essere dimenticata. E mentre la forza di Gondor svaniva, in realtà deve essere sempre un vulcano, il potere e la malvagità di Sauron crescevano nell'oscuro. È ritornato in morto. Ok, ovviamente quando ci sono casini. E nessun uomo può incamminarsi sul suo sentiero. Questo è tutto da vedere. Ok, ecco il nostro protagonista. Ragazzi, il dettaglio grafico è stupendo. Ecco, sto ottenendo delle prestazioni un po' alte, in alcune piccole situazioni c'è qualche piccolo scatto, ma niente che vada a influenzare il gioco, comunque. Nostro figlio. Stranamente aveva la stessa forma della spada spezzata di Aragorn, ma non vorrei farti del male. Quello non basterà di certo. Dirael, il flagello dei polli. Forza! Forza! Fammi vedere che sai fare. Allora, cominciamo. Questo ovviamente è il tutorial, ragazzi. Y per parare i colpi, fare una sorta di contrattacco. Così? Dai. Non scordarti di parare, figliolo. Dai, ti do le spalle, guarda. E tu non scordarti di colpire. Sei una schiappa. Attento, Dirael. Il nemico non è sempre quello che sembra. Vatti, picchio mio figlio brutalmente. Oh, finalmente. Vacci piano. Non sei ancora un soldato. Allora ragazzi, i dettagli degli orchi sono fantastici e la cattiveria di sto gioco è fenomenale. Forse il doppiaggio degli orchi... Ok, se la cava. Il doppiaggio degli orchi l'avrei fatti un attimo più stronzi. Allora, grilletto destro basso più X per fare... Guarda, che cattiveria! Scattiamo con la A. LB per fare... Ok, vabbè. Allora, picchiamoli brutalmente e selvaggiamente, proprio alle spalle.
Oh, guarda con quale cattiveria nostro figlio fa il... fa lo spettatore. Ok, allora, coltellate. Oh, lo sgozzato. Avanti. Oddio, c'è qualcuno che va a fuoco là in fondo. Questo è per afferrare e lanciarlo. Ma dannazione, lasciami in pace. Ora. Ok, sono morti tutti, perfetto. Allora, piccolo tutorial per il combattimento. Non sono orchi, sono uno. Sono molto peggio e ce ne sono troppi. Trova tua madre. Trova tua madre, proteggila. Io sarò alle mie spalle, vai. Ok. Ragazzi, ce ne saranno delle belle, eh. Sono morto. La morte ti ha esiliato. Ecco, questa cosa mi è un po' ancora oscura. Non ho ben capito cosa sia successo. Nel senso, sono morto, sì, ma non ho ben capito il perché e il per come sono ritornato in vita. Ma immagino che lo scopriremo, comunque. Ok, hanno ammazzato anche mia moglie, molto bene. Ok, allora il tutorial prosegue. Mari e monti, e allora, questa c'è il tasto furtività con il grilletto. Andiamo in modalità furtiva alle spalle della moglie per un bacio. Che ho per te. Adesso una coltellata invece, no. Okay. Buon anniversario. Talion, è bellissimo. Dove l'hai trovato? Ho ancora degli amici a Gondor. Hai parlato con mio padre? Sì, ma non è servito a nulla. È molto ostinato. Andiamo comunque. Dirael non ne sarà felice. Ci sarà pure una vita migliore di questa. Anche qua i suoceri rompono le scatole, fatemi capire. Ma presto. Sono stanca di nascondermi qui, Talion. Se non ci nascondiamo, siamo morti. Forza. Forse era meglio sì andarsene. Avremmo dovuto andarcene. Ora è tardi. Non muoverti. Aprirò un varco. Sono in troppi. Allora, modalità furtiva. Andiamo a far fuori. Andiamocene. Oh. Di carne. Ok, sì. Molto gradevole. Dark defunti. Basta mangiare. Dobbiamo tornare a combattere. Oh, che bello. Queste uccisioni sono bellissime. Guardate, ragazzi, quell'orco. Guardate che figata. Almeno è un orco. La mano nera lo vuole vivo. Yorat, prendi. Bello. Che gioia. Ok, non si sveglierà proprio di buon umore, credo. Però ragazzi, guardate i dettagli, cioè ogni orco è diverso, è una figata. È una figata. La mano nera di Sauron. Padre! Guarda, sono qui, figlio mio. Sono qui. Non ti ama, come
saremo insieme presto, per sempre. Ok, mamma mia. Ci incazziamo un po', ma giusto un po'. Ok, e da qua non ho capito più bene cosa sia successo. Chi cavolo è questo elfo? C'è stata una sorta di maledizione, ok. Guarda il punto. Ok, siamo a Mordor. Ora mi credi, Ramiro? Cosa mi è successo? La morte ti ha esiliato. Abbandonato tra i mondi della luce e del buio. La maledizione ci unisce tra le mura di Arda. Se ciò che dici è vero, come si spezza la maledizione? Trovando colui che ci ha maledetti. Ok. Allora, praticamente c'è una maledizione che ci blocca a Mordor. Dobbiamo trovare questa mano nera per spezzarla. E la morte ci ha esiliati, quindi siamo né morti né vivi. Ma non ho ben capito il perché di questa maledizione. Cosa cavolo è successo? Se è un effetto collaterale, cosa cavolo è? Comunque sia, l'ombra di Mordor. Ok. Adesso cominciamo a imparare come funziona il gioco. Qui è un pochino come Far Cry, le torri, ok. Con questa sorta di martello da fabbro elfico andiamo a battere sugli incudini e sblocchiamo una sorta di checkpoint. Ok, allora, con RB battiamo sulla forgia ed ecco che abbiamo sbloccato questa regione di Mordor. Un salvataggio rapido sbloccato, ok. Allora, dobbiamo andare nella torre della faccina per sbloccare i ricordi dello spettro, ok. Questo qua sblocca ovviamente nuove missioni, oggetti da collezione nella mappa che si vedono che sono comparsi, ne sono già comparsi all'interno di questo pezzo di mappa. Usciamo. Adesso ci lanciamo giù dalla sporgenza, alla Assassin's Creed. Dovreste starmi di fianco e contare. A Narcos ci siamo dimenticati di te, eh? Rimedieremo subito. Allora, tutorial dell'arco. Andiamo subito per entrare in modalità distanza. Miriamo. Prendiamo la mira. Carichiamo il colpo. 1, 2. Ciò che hai fatto. 3. E 4 al collo. Ok. Wow, me la sto cavando abbastanza bene per avere un joystick in mano. Sapete io come la vedo con gli sparatutto. Guardate, sono diversi l'uno dall'altro, ragazzi. Oh, un nostro potere figo. Grazie all'elfo. Grazie all'elfo. Adesso vi spiego un po' meglio cos'è. Allora, teniamo premuto RB per afferrarlo, il tasto A per interrogarlo. Lo interroghiamo con questo nostro potere. Praticamente leggiamo i pensieri degli orchi in questo modo, per cui prendiamo le informazioni. Che cosa sai della mano nera di Sauron? È un mostro fatto d'aria. Cos'altro? Uno dei miei schiavi giurava di averla affrontato. L'ho venduto per un po' di grog a Kibub, lo schiavista. Ok.
Nostra prima informazione. Allora, in questo menu abbiamo praticamente una serie di capitani tra gli orchi. Gli orchi sono organizzati con delle truppe, con dei capitani. Adesso noi, guardando nei suoi pensieri, andiamo a scoprire questo capitano. Se interrogo i nemici posso scoprire informazioni importanti riguardo ai capitani e venire a sconoscenza dell'identità del capitano, ma anche dei punti di forza e dei punti deboli di ogni capitano. Allora, ecco qua, questo è Gimub lo schiavista. Sono venuto a conoscenza dell'identità di questo Gimub. Ragazzi, guardate i dettagli, cioè scusatemi, ma... Ok, potere 4, identifica un pochino la forza di questo capitano, ma anche quanto potente come capitano è all'interno della società degli orchi. Credo, ne ho visti alcuni al potere 9, per cui esattamente non so quanto sia il massimo. Il potere, tra l'altro, ci serve quando lo sconfiggiamo per poter sbloccare nuove abilità, per cui più forte sarà l'orco che andiamo a sconfiggere, più punti guadagneremo. Ok. Ed è posizionato nella mappa in quel posto che vediamo. Perfetto. Quindi ci viene anche dato la sua ubicazione. C'è anche l'umore, per esempio. Spera che qualche schiavo scappi presto, vuole dare un esempio. Ok, quindi ci dà anche un pochino delle caratteristiche. Bellissimo. Ok, abbiamo lasciato scappare questo. In genere non lo faremo più, Vuoi davvero fidarti di un orco? Non è questione di fiducia. I pensieri non mentono. Ecco, quindi noi leggiamo proprio i pensieri, tra l'altro. Ok, allora, andiamo a vedere meglio di che cosa si tratta. Allora, tutorial missioni. Ci sono diversi tipi di missioni. Le icone dorate sono quelle che fanno progredire la storia. Quelle rosse sono... diciamo le lotte per il potere, in cui gli Uruk lottano per il prestigio, una ricompensa, appunto il potere di sbloccare nuovi livelli di abilità. Quelle bianche sono le missioni secondarie, che danno una ricompensa in una moneta, diciamo, che noi potremo spendere per potenziare le armi. Ok, noi adesso abbiamo due missioni principali. Lo schiavista, che appunto dobbiamo andare a battere quel capitano, e un'altra missione, lo spirito di Mordo, scopre di più sulla società Uruk e fare crollare l'esercito di Sauron dall'interno. Mi piace, bello. Allora, va bene, ci sono anche delle annotazioni, che sono dei dati, in questo caso parliamo della moneta. Praticamente, ecco qua, armi e rune. Ogni arma che noi abbiamo, quindi abbiamo la spada, abbiamo l'arco e abbiamo il pugnale, chiamiamo pugnale anche se è una la spada rotta, hanno un tot numero di rune che si possono sbloccare con i soldi. Le rune vengono guadagnate, io per esempio ho questa runa cacciatore degli orchi, che è una runa epica. Le uccisioni furtive da violenza generano un terrore aggiuntivo, cioè possono scappare gli orchi anche davanti a noi. Quando facciamo delle uccisioni particolarmente fighe, io la monto. Questa mi è stata data, diciamo, per essermi registrato all'interno del sito. E poi praticamente ci sono dei potenziamenti. Questi potenziamenti dobbiamo guadagnare punti esperienza per sbloccarli. E vedete, questi coi lucchetti rossi praticamente verranno sbloccati solo quando raggiungeremo un certo numero di punti potere. Quindi dovremo battere questi capitani per guadagnare punti potere. Con quelli gialli, quelli lucchetti gialli invece vengono sbloccati facendo le missioni principali. Abbiamo poi... Ecco qua, con questo sblocchiamo delle altre potenziamenti per le armi praticamente, con la valuta. Per esempio questo particolare potere aumenta la salute di 20 punti, aumentiamo la quantità di frecce che possiamo portare di 2, aumento della concentrazione, voi avete visto che quando sparavo con l'arco ha rallentato il tempo, quella è la concentrazione, aumentando la concentrazione dura più a lungo quindi il tempo. E questi sono gli slot, per esempio, delle rune, spendiamo soldi per aumentarli. Le rune invece le troviamo in giro. E questi, vabbè, sono i progressi delle varie missioni, delle varie cose. Ok, allora, possiamo iniziare. Allora, il mondo è cambiato. Ok, questa qua è la mappa di gioco. Ci sono diverse missioni, diverse cose che noi potremo fare. Allora, la prima cosa è sicuramente questo. Questa qua, Lithildin, è una runa che noi troveremo.
entrando nel mondo degli spiriti, dei fantasmi, e una runa ci darà dei soldi in pratica. Questi invece sono delle informazioni, le informazioni possono essere degli orchi che hanno delle informazioni, quindi noi lo potremo interrogare per riceverne, oppure possono essere dei fogli di carta, qualche cosa che troviamo in giro che ci dà delle informazioni relative a un capitano. Qua invece abbiamo le reliquie, dopo eventualmente andremo a questo, ma intanto andiamo qua sotto al ponte e andiamo a vedere. Nulla ha più senso, niente è cambiato, andiamo, è così che sarà, futuro e passato sono uniti nelle tenebre. Non capisco perché sono qui. E non riesco a ricordare. Cerchiamo lo schiavista. La sua mente avrà le risposte. Ok, allora LB per andare nel mondo degli spettri. Eccolo qua, e vedete c'è questa runa. La facciamo nostra, ci dà 50 punti monete. E stiamo completando una sorta di puzzle, non saprei come definirlo, ok. E ne dovremo quindi scoprire diverse. Intanto abbiamo preso il primo punto. Abbiamo già, vedete, un potenziamento che può essere preso. Sì, che sono praticamente delle rune. Per il momento no, aspetto. Allora, ecco, nel mondo degli spiriti, questo tra l'altro... Questo è Tildin, o Stella Luna. Forgiato dal Mithril, racchiude le memorie degli antichi trascorsi. Tali informazioni possono essere buone o cattive. Ok. Allora, nel mondo degli spiriti vediamo attraverso le pareti dove ci sono gli orchi. Quell'orco verde è un orco che ha delle informazioni, quindi nella mappa era... è questo, ok. E in questo modo però vediamo anche i capitani che ci sono intorno, perché ci possono essere dei capitani che sono visti in maniera diversa. Quindi è molto utile entrare nel mondo degli spettri, ok? Siamo sempre visibili, ragazzi. Allora, vi spiego l'ultima cosa, l'interfaccia in basso. La barra rossa che vedete sotto la minimappa è la vita. Quella sulla destra bianca è lo spirito, che noi consumiamo, vedete, con l'arco, quella barra che si vede al centro, ok? Si recupererà in un certo modo, praticamente succhiando energia, succhiando questa energia qua dagli orchi. Il numero 4 e le tacchette azzurre che vedete subito sotto sono il numero di frecce che noi abbiamo, potremmo aumentarlo come una sorta di faretra. Allora ragazzi, io voglio sapere da voi se questa serie può interessarvi. Come vi ho detto, mi raccomando, dobbiamo raggiungere i 120 pollicini in su per questa serie e noi la continueremo. Vi devo far vedere le spettacolarità di questo gioco, perché ne rimarrete sicuramente colpiti, questo ve lo posso garantire. Io vi ricordo sempre, se non vi siete iscritti, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi. Trovate in descrizione anche la pagina di Facebook, per cui mi raccomando anche lì. State in campana ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!